Rich, foto. Veramente di cuore da parte mia e da parte dell'Associazione Nazionale Alpini. E infine, dopo chiudo e lascio la parola per il saluto al sindaco di Arzignano, un grazie a Ogato Tofoletto e a Chico Antoniazzi, ripeto, perché hanno veramente organizzato e sia il campo che la situazione in modo esemplare. Bravo Roberto Tofoletto, bravo Chico Antoniazzi. La cosa più bella della protezione civile è che non ha bisogno di scrivere i manifesti, gli articoli, eccetera, perché la gente vede quello che fa. E lo ha visto ieri, l'hanno visto, guardate, quasi 1000 ragazzi, tra quelli che erano alla scuola elementare e quelli che sono venuti qui in visita al vostro campo base. Un ringraziamento a gente di poche parole ma che fa le cose e si fa apprezzare proprio per questa semplicità del fare e del fare bene. Un ringraziamento che viene da tutta l'amministrazione, dai tecnici, dall'assessore, ma credo da tutta la città di Arzignano. E poi più tardi ci sarà anche il momento per farvi un grande omaggio. Grazie ancora e buona giornata. Questo è il cavallo, se ti batti già che le mani.
Certo. Capito, capito. Sì. Un applauso. Come sempre bravissimi, difficilissimi. Adesso l'autoscala rimarrà in loco per permettere all'operatore di riprendere invece la seconda parte dell'esercizio in cui viene calata una persona, e qui bisogna dirlo, il signor sindaco di Arzignano, dal secondo piano dell'edificio. Passo la parola al collega Antonio Moro. Ecco, allora se è pronto e in sintonia con la squadra sanitaria e è quella che stabilisce la patologia delle, delle persone. Anche in questo caso il ferito è stato indagato con una indagatura particolare. E comunque in assoluta sicurezza, oltre che se non facendo qua un grande coraggio, che non è neanche poco nell'intervento sportivo. Ecco, le pedate di farmi la corde, no, appunto il binario principale e la corda di sicurezza. C'è l'arrivo della squadra sanitaria con c'è l'arrivo della squadra sanitaria, il paziente è stato messo in una barella, ci saranno le fasi, ci saranno le fasi di sbloccaggio, diciamo, no? Come vedete c'è una apposita indagatura che in gergo si chiama pannolone. Garantisce comunque la sicurezza. Questa direi che è
ma quelle che abbiamo visto finora è la tecnica un attimino più rischiosa, no? Barella della squadra sanitaria. Con questo apparecchio si controlla. Applichiamo le piastre. Simuliamo l'applicazione delle piastre. Cederei il microfono al dottor Giaretta che illustra lui allora questa fase. Ok, applicate le piastre, state via, tutti via, liberi tutti.